dai una spinta e poi me lo partiamo. Oggi abbiamo organizzato un evento sulla sicurezza al Politecnico dove faremo provare i nostri mezzi agli utenti e al contempo gli spiegheremo come utilizzarli in maniera sicura, quindi con tutti i comportamenti da seguire e i comportamenti da evitare quando utilizzano il monopattino per strada. La cosa più importante da fare quando si guida un monopattino elettrico è considerarlo come un mezzo di trasporto e seguire tutte le regole della strada e del codice della strada. Come ogni mezzo può avere delle insidie, la stessa macchina, la stessa bici, il motorino, un aereo può essere pericoloso, quindi dipende tutto dal buon senso e dall'educazione di chi lo guida. Allora, le cose assolutamente da non fare sono guidare sui marciapiedi, perché come non si può guidare su un marciapiede con una bici, non si può fare nemmeno con un monopattino. Andare in due, perché rende il mezzo molto più pericoloso e molto più soggetto a una perdita magari di controllo da parte di chi lo guida. Sicuramente guidare sotto l'effetto di alcol e droga, come qualsiasi mezzo, è un comportamento che va evitato. E soprattutto anche parcheggiare il mezzo in maniera corretta. Stiamo sviluppando una funzionalità nell'applicazione che permette di testare i riflessi dell'utente prima dello sblocco del mezzo. Questa funzionalità è già ampiamente testata nei paesi del nord Europa, noi siamo un'azienda svedese e la funzione è già attiva in Svezia e in Norvegia, la porteremo presto anche in Italia. All'utente, prima di sbloccare il monopattino durante le ore notturne nel fine settimana, viene sottoposto un test di riflessi e se questo non viene completato con il 60% di successo non è possibile sbloccare il mezzo. Sempre sulla tematica sicurezza, da pochissimo abbiamo lanciato in Italia la modalità principiante. Questa permette ai nuovi utenti di provare i mezzi con una velocità limitata di 15 all'ora invece che 25, in modo da permettergli di prendere confidenza col mezzo, sentirsi sicuri e solo una volta che hanno abbastanza sicurezza, abbastanza confidenza col mezzo, possono decidere di sbloccarlo fino a raggiungere la velocità massima di 25 all'ora.